Dopo la presentazione della scorsa estate, arriva finalmente anche in Italia il nuovo Volkswagen Multivan, disponibile sia in versione furgone sia per il trasporto passeggeri. Lungo poco meno di 5 metri, più di 1,90 m in larghezza e in altezza, ha un generoso passo di 3,12 m. Le dimensioni, insomma, sono quelle del classico furgone. Più automobilistici, il CX di 0,30 e il diametro di sterzata di soli 12,1 m. Moderna la linea con i sottili gruppi ottici anteriori ben raccordati alla calandra, che volendo può anche essere illuminata. Nella versione passeggeri, il nuovo Volkswagen Multivan può avere fino a 7 sedili singoli, la soluzione indubbiamente più versatile e pratica che lo rende adatto ad affrontare condizioni tra le più disparate, dalle vacanze delle famiglie numerose alle uscite degli appassionati di sport ingombranti. I sedili della seconda fila possono essere montati anche in direzione contraria a quella di marcia, così da realizzare un vero e proprio salotto viaggiante, magari con al centro dell'abitacolo il tavolo multifunzionale disponibile su richiesta. La capacità di carico con tutti i sedili in posizione d'uso è di 469 litri fino al tetto. Basta togliere l'ultima fila però e lo spazio utile arriva a 1844 litri. Via anche la seconda fila e il Multivan raggiunge una capacità di carico di ben 3,3 metri cubi. Impostazione automobilistica anche nell'abitacolo con il grande schermo centrale dell'infotainment rivolto verso il conducente. Il cambio shift by wire si comanda con una piccola leva accanto al quadro strumenti digitale, lasciando così libero lo spazio tra i sedili del guidatore e di chi gli sta accanto. Tanti e ben disposti i vani portaoggetti per tutti, compresi i passeggeri dietro, che possono contare perfino su piccoli cassetti nascosti nei sedili davanti a loro. In Italia, il nuovo Volkswagen Multivan è disponibile solo in versione e-hybrid, ibrida plug-in. Le potenze sono leggermente diverse, ma il powertrain è lo stesso usato dagli altri modelli plug-in del gruppo Volkswagen. Il motore termico è il 4 cilindri 1.4 turbo benzina da 150 cavalli, abbinato a un motore elettrico da 116 cavalli, per una potenza combinata di 218 cavalli e 350 Nm di coppia. Il cambio shift by wire è il doppia frizione DSG a 6 rapporti, specifico per le motorizzazioni plug-in. Qualche dato tecnico: il Multivan impiega 9 secondi per passare da 0 a 100 km all'ora e raggiunge una velocità massima di 192 km orari. La batteria ha una capacità lorda di 13 kWh, che permettono un'autonomia in modalità solo elettrica di circa 60 km nel ciclo WLTP, una distanza nella media per le plug-in attualmente in commercio, più che sufficiente per coprire maggior parte delle distanze di tutti i giorni. La ricarica completa alla presa di casa da 2,3 kW richiede circa 5 ore, mentre alla colonnina, con una potenza massima assorbita di 3,6 kW, servono 3 ore e 40 minuti. Di serie, fin dal modello base Space, il clima a tre zone, la doppia porta scorrevole e il cruscotto digitale, il cruise control e l'avviamento senza chiave, oltre ai sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Il più equilibrato allestimento Life aggiunge le porte scorrevoli e il portellone con chiusura servoassistita, il cruise control adattivo e i 7 posti. La versione di lancio Energetic prevede luci ambientali nell'abitacolo, il portellone elettrico, i fari a matrice di LED e il tetto panoramico. Il top di gamma Style aggiunge le porte scorrevoli elettriche, il mantenimento di corsia, la telecamera posteriore e la vernice bicolore. Il nuovo Volkswagen Multivan e-Hybrid parte dai 53.850 euro della versione Space fino ad arrivare ai 66.085 euro della versione Style.